Ragazzi, questa introduzione è per un problema tecnico, ma stavolta molto più sereno. Non è successo niente, e anzi è accaduto l'impensabile che farà parte della storia di questa serie. Tra l'altro ha portato a un evento stupendo che in qualche modo richiama una discussione fatta in passato, il quale sicuramente migliorerà questa blind da ora in poi ancora di più, perché la adoro. Long story short, alla fine dell'episodio 89 volevo farlo doppio anche per me, ma avendo registrato già a partire da un orario abbastanza folle e non essendomi reso conto di quanto ci avevo messo a fare quello che avete visto accelerato nella mia esplorazione e tentativo di risolvere puzzle e segreti della mappa, ho inaspettatamente cominciato a registrare il 90esimo alle 5:30 del mattino, il che ha portato a smettere di registrare intorno alle 7 circa, con una diretta su Torima che sarebbe partita alle 10:30. E ecco che cosa è successo. I primi 20-15 minuti di questo episodio li ho registrati senza facecam, ma non per un dramma tecnico, per fortuna, stavolta, semplicemente per normale errore umano causato da abuso nei miei confronti e stanchezza esagerata, ovviamente. Cosicché, quando ho visto che non c'era la facecam, ho detto ok, adesso la accendo, non succede nulla, è soltanto un momento, un'introduzione con qualche evento non così di peso, e ho visto allora, e ho detto no, devo fermarmi. E ho pensato, ma non voglio fermarmi. Ma allora cosa posso fare? Ormai sono così stanco, sono in questo momento di vuoto. E visto che vi farò sentire come io prendo coscienza di due fattori recenti, ossia il per la seconda volta dall'inizio della blind run cominciare a essere frettoloso con la voglia di andare avanti perché mi trovo in un ambiente completamente nuovo ed eccitante, e in totale sinergia con questa situazione essere stato un po' superficiale a Kylid, avendo esplorato soltanto l'esterno a causa della sua mappa super visibile, super aperta, senza labirinti, e che quindi mi aveva in qualche modo ingannato nel sentirmi frettolosamente soddisfatto avendo trovato cavaliere e necro rapace, ecco, ho deciso di continuare a giocare ed è lì che sono arrivate le 7. Ho esplorato, in praticamente accelerazione a questo punto decisa, l'ambiente circostante all'albero madre e a quello che è questa conca dell'altopiano, e poi mi sono fatto un giro a Kylid, nelle zone di interesse, persino rientrando fino alla cima del castello di Gael, per farvi capire, così da essere in qualche modo complementare al classico esplorare l'ambiente esterno che si fa per cavalieri necrorapaci. Spero vi piaccia questa introduzione al 90esimo, sta per arrivare adesso, e vi spiego un po' che cosa è successo. Farvi vedere i 20 minuti senza facecam non vale la pena, vi mostrerò quello che è accaduto. D'altronde, per fortuna, la stanchezza mi aveva reso molto meno acuto. È interessante da ascoltare. Ecco, questa voce con eco sono io in post. Qui state guardando la vera introduzione del video, perché era tardissimo e stavo esplorando tutto il mio inventario, completamente innamorato di quello che avevo raccolto e contemporaneamente disperato del fatto che non potevo equipaggiare cenere di guerra su pressappoco alcun equipaggiamento che potevo potenziare, avendovi già mostrato tante altre cose, consumando i materiali raccolti in questa comunque estrema esplorazione. E quindi, non possedendo ancora i globi cinerei per potermi liberare, ho cominciato a ragionare, magari posso andare a farmare qua e là, magari posso finalmente provare a usare la lancia pesante, che è una cosa comunque originale, forse un po' banale, ma con le weapon art, no, diventa eccezionale, e stavo immaginando tutte le nostre potenzialità dinanzi a qualcosa che comunque mi bloccava. Perché a quell'ora non avevo davvero pensato di andare a recuperare, uccidendo quei soldati, pezzi 3 e pezzi 4, pur di creare l'episodio in cui Mira cambia completamente. E senza riutilizzare tipologie di equipaggiamento già vissute prima, o soprattutto armi speciali, che fighe che siano, la limitano. E quindi ero lì a rimuginare, a pensare a quanto era stato già fatto, a quanto invece era ancora in lista da poter essere provato. Volevo darvi qualcosa, volevo darmi qualcosa, volevo poter cambiare anche completamente playstyle. Era arrivato il momento. E avevo questo pallino di frustrazione nato dal non poter sfruttare tutto il potenziale che avevamo nell'inventario.
Vi dico soltanto che tra poco comincerà il vero episodio, così da farvi vedere alcuni ragionamenti che faccio che andranno a far capire meglio le cose che accadranno dopo, per poi riprendere io il riassunto. E quando comincerà il vero episodio 90, vi farò urlare. Restate qui. Capite? Che casino? Cioè... io ho non posso regolarle per quelle che ho potenziato. Io ho potenziato non troppe armi, ma santo cielo quanto sono purtroppo bloccato dal poterne avere altre. La lancia arborea sarà diventato un meme ormai. E la voglio così tanto. Magari in unione a lui, che ripristina i PV anche se non è scritto negli effetti passivi, sapete com'è? E anche lui, quanto potrei potenziarlo? Poco. Perché non posso ancora comprare, io vi giuro, appena troviamo altri globi cinerei. Ah, sapete, non abbiamo trovato un globo dell'esplorazione di Kylid. Non abbiamo trovato un cacciatore di globi cinerei. Non sono entrato in tutto le rovine, però. Ci dormiamo sopra. Ora io ero sceso perché tendo a farmi venire le ansie rispetto ai desideri che magari potreste avere voi e i miei. Perché, insomma, bentornati nell'anima della scoperta 7. Ed ecco quello che è successo in circa 20 minuti di gameplay, prima che cominciasse la vera esplorazione notturna, decisa come accelerazione, e che quindi vedrete come ormai è canonico nel suo stile. Per prima cosa sono corso immediatamente all'albero madre minore, era lì, ed ero curioso di sapere quali tipi di materiali per l'ampolla ci avrebbe offerto. C'era però una creatura che mi sono prima chiesto se fosse un boss, e trovando presto la risposta avvicinandomici, ho cercato di osservare del combattimento. Vedrete che quando noto il danno che le faccio, non volendola uccidere ma contemporaneamente prendendo nota di quanto lo status morte sia feroce sotto di lei, immediatamente cerco di prendere spazio nel tentativo di non buttare la mia grande runa, visto che comunque sapete che in questo periodo specialmente tendo ad averne una gran cura, e non finirà bene, spoiler, vedrete che ridere, e cerco di creare luce. Infine, purtroppo senza davvero vedere granché, comunque, decido di abbatterlo. Certo, ho cercato di fare qualche ragionamento nei confronti di somiglianze con i tentacoli di Maliketh, o magari di qualcosa che poteva ricollegarsi lontanamente alla dinastia di Hul, ma decisamente era troppo tardi, e ho cominciato a dare un'occhiata in giro. No, ad oggi non li ho ancora letti. Vedremo in diretta. E su quella che è stata poi durante l'esplorazione una discussione in diretta su come mi sentissi in colpa di aver dato per scontato che Kylid, essendo all'aperto, non avesse nulla da offrire quando ho ignorato Celia e altri avamposti in quanto mi sembrava di aver già visto tutto, dimenticandomi il cacciatore, magari ce n'era uno, magari no, bla 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 bla, ho raccolto un po' di cose carine. Per esempio, questo ricettario mi ha permesso, ed è stata una cosa che ho adorato fare ovviamente, di finalmente creare dei potentissimi cibi per Torrent, quindi diciamo qualcosa che mi fa sentire avanzato nel gioco, no? Ed questa è una chicca di game design adorabile, per accumularli finalmente, magari metterli in atto, dinanzi a farlo passeggiare sulla lava. Quindi sì, sinergia. Ho poi avuto un'esperienza meravigliosa.
Ho raccolto un seme dorato che portava verso la cima del ponte distrutto, quindi il percorso primario che si sarebbe utilizzato senza teletrasporto, e nel mio tentativo di fare un'esplorazione inversa, per carità completamente folle e sciocca, ma non di meno comunque plausibile da fare in gameplay, mi si è buggato Torrent di nuovo come ai vecchi tempi. Ed è andata come è andata. La serata, però, poi è proseguita con il mio trovare, sempre in queste rovine, e ve lo rivelerei sottolineando che le accelerazioni sono a 100 per, prima un oggetto proprio appunto nel verso giusto in cui scendere sul ponte, che ha richiamato di nuovo quel trailer di gameplay dove veniva fatto lo stesso, e poi una Ash of War molto, diciamo, intrigante per questa serie. Ve la farò vedere in diretta, non ve la mostro qui in questo riassunto, perché poi il clou di tutto è stato, sì, decidere di esplorare i dintorni dell'altopiano in quell'area per recuperare le cose che ritenevo appunto essere loose ends, qualcosa che non volevo dimenticarmi prima di proseguire del vero episodio 90, che sarebbe a questo punto arrivato non uno ma forse due giorni dopo a causa di purtroppo impegni, e ho recuperato l'oggetto che avevamo notato irraggiungibile per caduta da quello che era la parte più alta di questa nostra, diciamo, area di esplorazione nello scorso video. E mi sono prodigato poi, e qui partirà la giusta musica e, insomma, atmosfera, nel tornare a Kaelid e fare, come detto, un giro davvero specifico di tutti i punti di interesse di notte, perché non potevo lasciar perdere. Per fortuna ha ripagato con una sfida completamente folle e decisamente memorabile che discuteremo sicuramente in futuro, nel mentre ci avviciniamo a un'ultima grande chicca per questo pazzesco inizio d'episodio, storico per me, dell'Anima della Scoperta 7, che spero troverete entusiasmante. Spero che veramente si arrivi alla fine di questo episodio con voi tremendamente soddisfatti da questa introduzione e da ciò che avrà portato. Io so cosa sto per dire, so cosa sta per succedere, ho i brividi, ma vi lascio alla diretta di quella, chiamiamola, notte. Oh? Sì, lo sapevo. Oddio, lo sapevo. Lo sapevo. Dammi la tua arma. Oh, Madonna. No. Ho già perso. Non di nuovo. Not again. No. Cosa cazzo sto qua? Cazzo. No. Non ho assolutamente. Non è l'ora. Sono fottuto. Sono completamente fottuto. Allora. No. Cioè, è fuori scala. Io ho già perso una runa. Ho sbagliato, vero? Sì. Vabbè, sono le 6 o qualcosa.
facciamo sul serio, senza ammenicoli. Dio santo, che male. Cazzo! Basta! Ma che danni sono? Non so neanche dire se questo è un male che non nuocerà o meno. Ma che cazzo è? Ma scusate, ma ho capito Kylid, ma Dio santo. Ho perso una runa per un bug. Vabbè, questa almeno è colpa mia. Ok. Mai più episodi notturni così. Mai più. Questo non è un episodio notturno, questo è il prologo di un episodio di giorno. Perché ho fatto un errore per amor di passione, ma ho cominciato a registrare, vabbè. Ve l'ho già spiegato in past. Sono felice di aver trovato qualcosa, ma no, così, cioè. Forza. Allora, io non so da dove cominciare. Questo sarà uno degli episodi più importanti di tutta la Blind Run. Non tanto per il contenuto di esplorazione, tanto quanto per il percorso del giocatore. Lo so, non riconoscete Mira, vero? Non la faccio neanche girare. È un po'... Non ho resistito. Ho passato ore a spulciare tutti i moveset che avevo, tutte le combinazioni creative e non congruenti a quelle passate, per essere sempre eterogeneo e non sfruttare ciò che si è già visto, per trovare un qualcosa, per scoprire se mi era sfuggito, per risolvere la questione armi speciali, per cambiare. L'ho registrato.
È stato bellissimo. Ragazzi, è stato bellissimo. È stato meraviglioso. Perché ho visto di nuovo quanto si può e quanto in realtà, comunque, genuinamente, abbiamo fatto. Perché abbiamo avuto l'arma forza leggeri, ok? Quindi senza davvero utilizzare le abilità principali dello scudo, quasi in fast roll, in movimento, attacchi in corsa, no? Il nostro caro Gran Randello. Per poi spostarci a qualche esperimento con alabarde, la frusta come main weapon che non poteva fare critici, i talismani che si andavano quindi a sinergizzare con quello che non era il riposte o il backstab, quindi una spada che sfruttava finalmente le nostre abilità mentali e abilità speciali con PA che rendevano finalmente prioritario l'uso del mana, nel mentre gli incantesimi rimanevano di flavor e di supporto da personaggio eclettico ma non offensivo se non per provare la lancia del fulmine, alcuni potenziamenti, alcuni buff dei cidi, elementali, status. Si è spostato poi il tutto effettivamente a una sperimentazione. Non sto andando in ordine, sto andando in una sorta di, diciamo, caleidoscopio mentale pensando a tutta questa eterogeneità che abbiamo creato. I dual coltelli, quell'epifania, l'episodio 52,5, mi sembra sì, in cui ho avuto quell'impulso di sì, questo è originale, questo è veloce, questi non faranno danno ma otterranno risultati, che spettacolo gli status, arma non speciale per critico altissimo, buckler, finalmente posso fare i parry, mi mancava così tanto, no? Bam 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 bam, dual katane speciali perché mi mancavano i materiali, ognuna con una particolarità, weapon art, Ash of War, uniche, speciali, da utilizzare in combo, e Lichimonji, il moveset unico della spada meteorica o meteoritica, insomma. Ho controllato, sapete, ho controllato su Treccani, sul dizionario, e sono utilizzabili entrambi. Meteoritica a volte sembra sporco, non lo è, una sensazione magari da crescere con meteorico, no? Ecco. E poi ho provato tutto di nuovo. Mio Dio, cosa non ho trovato come voglia. Lo sapete che ho il kink per la Lancia Arborea. Sapete però che è un'arma con abilità unica, quindi senza la possibilità di essere fatta scalare su quello che vogliamo, senza poterle mettere status o elemento, senza poterle mettere abilità uniche, no? Cioè abilità generiche, eccetera. E soprattutto, nonostante questo, ha bisogno di materiali normali per essere potenziata. Quindi era un big no, no? Era la fine. Quindi però c'era la gran lancia, ma mi sembrava un po' banale. Non volevo fare il poke poke, però mi sarebbe piaciuto farlo. Però sarebbe stato un investimento che ci avrebbe impedito di potenziare altre armi. E immaginatevi, no? Pah, la mia testa che esplodeva. Quando mi piace cambiare, quando mi piace essere qualcosa di effettivamente nuovo ogni tot, fino ad arrivare infine alla vera mira definitiva, ok? E ne ho viste, ragazzi, ne ho viste, eh? Cioè, io ho i miei punti deboli e so che da giocatori GDR queste cose vi attizzano, perché porca miseria, avete idea di cosa può significare avere apro il menu. Cioè, avete idea di cosa possa voler dire andare a utilizzare dove sono le spade curve? Non voglio fare troppa perdita di tempo, ma basta trovare la lana. Eccola qua, per chi cercavo la punta, che scemo. La spada curva del dio serpente, che ha la stessa abilità di Regen a nemici uccisi, come la mannaia. Cioè, le ho provate in duo, le ho pensato, mamma mia, scudo più questo, scudo che dà il regen, come no, il pavese, no? E poi quell'altro, ma poi ci posso mettere, qui c'è la weapon art libera, quindi posso fare! Però poi mi direbbero i ragazzi, non do colpa al pubblico, sto pensando anche a essere io originale, con i limiti che abbiamo, però poi effettivamente alla fine coltelli, spada curva, katane, ci stiamo allontanando dalla forza così tanto che ormai ci siamo divertiti abbastanza a essere veloci, certo la spada della notte ardente con lo scudo, che figata, però ma poi se dovessi utilizzare uno scudo a torre, quanta forza ho e il peso carico pesante, come si fa? E soprattutto lo potenzio? Beh, oddio, non lo so, perché probabilmente ne troveremo di migliori, adesso ne abbiamo comunque pochi. Beh, quello di ferro lì, quello anti, no? Cioè quello che c'ha, come si chiama, quello antisacro, vedete, perché ha sacro 66 rispetto all'altro della torre arborea, no? Sì, però poi boh, che so, continuavo a pensare. A un certo punto sono andato a riflettere sulle citate finalmente armi colossali. E delle armi colossali io ho trovato forse qualcosa che a chi si sente banale ma contento piacerà terribilmente tanto.
Sapete che io sono spesso creativo ed eccentrico? Lo spadone che nasce dall'ispirazione berserkiana da parte di From Software e Miyazaki è quanto di più semplice, diretto, ma anche speciale, perché ce lo siamo guadagnato, l'abbiamo trovato nell'esplorazione, si possa immaginare. All'interno delle armi colossali non ho trovato ad oggi un moveset così meraviglioso. In che senso, Mac? Qual è il moveset? L'abbiamo già visto, ma vi faccio vedere una cosa. Mi piacciono i moveset unici. Poi, per carità, ho pensato anche alla mannaia, quella con la corsa. Le ho pensate di tutti i colori. Gli stocchi, le picche. Ragazzi, ho provato persino a mettere in dual wield e in power stance balestre e archi. Le ho provate tutte. Così come mi piacerebbe molto tornare a utilizzare l'arco di corno, perché narrativamente è l'arco definitivo di mira. Questo è canon, questo per me è il suo design. Ma che cosa sta succedendo qui? Che ho deciso di prendere questo design, che non è quello definitivo di Mira. A me, appunto, l'abito da Nox è più canonico, è più nel suo personaggio, no? Come evoluzione della pelliccia ci sta da Dio e così via. Ma mi rendo conto che è molto bello. E mi ha permesso di dire una volta per tutte, no, questa build la voglio fare con un mix di gusto capriccioso da creator di build, da giocatore action RPG appassionato, misto a efficienza build forte. Ossia, questa nostra cara armatura che aumenta il potere di attacco in salto, oltre a essere stupenda da vedere, il simbolo di Blythe sotto, che comunque è armata in maniera... è pesante, insomma, è difesa in maniera tosta, e una sorta di estetica che in qualche modo richiami un minimo di continuity, di congruenza. Perché dico che è in parte totalmente stupida ed eccentrica? Perché ovviamente voi non penso avrete difficoltà a capire che uno scudo pesante, in questo caso il pavese con effigie, che ovviamente cita quello del nostro caro Demon Souls, eccetera, 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 ha 59 di stabilità, quindi meno del nostro scudo dottone, molto meno dello scudo dottone, e fisico 95, quindi prenderò danno. Ma il suo regen, misto al power up che ha il talismano della rugiada benedetta, mi piace da morire. È un po' come la corona del caro, della nostra cara Al-San, ok? Che ci dava il regen più quello scudo in Dark Souls 2. Adoro queste cose e voi mi potreste dire, ma non hai pensato? Sì, ci ho pensato. Con la nostra cara spada del dio serpente veniva un... però era una spada curva, si tornava alle katane, troppo simile, troppo vicino, poi magari non puoi fare effettivamente lo sbilanciamento, poi non puoi tornare, l'attacco con difesa diventa un po' meno interessante, perché l'abbiamo già visto più volte con l'altra spada normale, l'effetto con le stesse... e si va a finire nella libertà di poter mettere qui qualunque weapon art si desideri. Finalmente, non proprio tutte, alcune chiaramente erano limitate ad armi non colossali, hanno spadoni, alcune no. Cioè, ho pensato anche ai fist, le ho pensate tutte. Ho messo fist multipli per fare... guardate ragazzi, le ho provate, ho passato ore a fare dei test. È stata una delle cose più belle che abbia mai vissuto in Elden Ring. E ecco, che cosa accade quindi? Vi spiego le due grandi evoluzioni di quello che faremo qui. Ci adatteremo a utilizzare questo scudo. Saremo quindi probabilmente pronti a prendere schiaffi brutti. Perché? Perché per quanto io possa desiderare una verticalità, non ho potuto mettere nemmeno questo gioiello meraviglioso che io voglio assolutamente testare con voi. Lo voglio testare, mi piace da pazzi l'idea, mi piace da pazzi l'idea! Ma il carico pesante è a uno schioppo di peso. Non si scappa, non posso fare nulla, non posso neanche mettermi un buckler, ok? E abbiamo messo sia l'anello di Havel più 2 fondamentalmente, che il favore dell'albero madre. Siamo nella cacca, infatti il nostro prossimo level up sarà a Tempra. Ora, voi potreste anche dirmi, Mike, ti sei reso conto che sì, certo, a differenza delle altre build, a differenza di quello che abbiamo fatto fino ad ora, adesso, così, in buona parte, siamo PC di merda. Cioè, adesso, il percorso di mira, che è meraviglioso, a giocare in questo modo... a 30 livelli che potrebbero essere messi tra tempra e vitalità.
potremmo arrivare a veramente 50-60, cioè un secondo. Ma non è finita qua, perché si compensa. Guardate quelle belle icone di slot di marmonizzazione. Mi prudono le dita a vederle. Sì, è arrivato il momento, fellow tarnished, di... E qui tutti a urlare, lo so che ho letto i commenti. Adesso si casta per fare male. Non posso utilizzare l'arco? Ecco il mio. I nemici sono un'orda? Non ho abbastanza equilibrio per reggere? Li tagliamo. Vogliamo fare qualcosa di spaventoso e passare alle spalle di un nemico che non ci ha visto? Ma che ci vedrebbe? Invisibilità. E non siamo in Fat Troll. Quindi non siamo tank. Fossimo tank, non avrei utilizzato questo scudo, ovviamente. E poi abbiamo anche la foschia congelante. Perché la foschia congelante? Perché, cosa che potrei ritenere non permanente a seconda dello skilling che vedremo in futuro, ho dato allo spadone l'affinità fredda, perché siamo comunque un personaggio con intelligenza e con fede. E siccome i buff sacri sono banali e semplicemente potenziamenti, la cosa non mi intriga più di tanto, vorrei farvi vedere quella che ho scelto per ora su di lui. Ora, ditemi che non vi vengono i brividi a pensare che il vostro Mike ha scelto un'arma ultra pesante e una weapon art che la rende ancora più pesante, con una descrizione che vi faccio leggere giusto per farvi battere il cuore. Incrementa la potenza d'attacco, quindi aumenta i danni, e permette di sbilanciare i nemici più agevolmente. Aumenta lo staggering. Abbiamo l'ampolla con buff allo staggering. Cominciate a capire dove stiamo andando a parare, giusto? Oh yeah! Purtroppo questo tipo di weapon art non ci permette di buffare l'arma con il muschio. Il muschio? Non si chiamano muschi, si chiamano... grassi, Draco lacerante e così via. Non si potrà, però hey! Worth it, no? E vorrei curiosare impazzie come l'uso del sigillo piaga di Radagon. E di Radagon dovremmo parlare. Questo sarà un video incredibilmente unico, perché è un intermezzo. Ma non posso non parlarvi, non posso fare un video di questo tipo. È troppo importante, siamo a un turning point di tutta l'anima della scoperta 7. Però diciamo che andare al 6% di difesa sapendo che non posso fermare il 100% di danni non me lo potrò permettere, fino a che non cambieremo scudo. Se troverò uno scudo torre più forte di questo, più forte di questo, allora io, con questi che sono bellissimi, questi speciali sono meravigliosi, cioè l'idea di avere questo per buffarmi è una figata cosmica. Devo resistere però. No, devo resistere. Perché non volevo usarlo due mani, quindi vabbè. A quel punto toglieremo anche la rugiada e bla bla bla. Ora. Adesso. A cosa voglio andare a discutere di... Bellissimo italiano. Ci sono tanti altri eventi di cui parlare. Prima ancora di potenziare un'arma che attualmente è più zero. Ascoltatemi. Ho deciso anche di mettere la torcia scacciabelve per non utilizzare più luce, per non utilizzare quella fredda luce morente, cioè mortale, necromantica e così via. Io sto veramente avendo brividi perché non ho fatto nessun test, non ho ancora letto neanche le lacrime raccolte dal nostro caro verme bruttola. Allora, mi sono preso appunti. Non voglio fare gaffe, non voglio avere tutto a mente stavolta, voglio raccontarvi quello che è successo, perché ci sono alcuni eventi importanti. Oltre alla prossima build che avete visto qui e che quindi ci avvicinerà verso quello che ritengo essere, comunque, no, la parabola discendente verso il gran finale, e che devo assolutamente discutere con voi perché manca ancora qualche tipo di avanzamento culturale, di esplorazione sulle belve, su Gurrank, su quello che potrebbero essere davvero alcuni ruoli, ma ecco, una cosa alla volta, non voglio perdere il filo del discorso, voglio darvi contenuto. Andiamo prima con le cose più soft, che possono riguardare la build. Ho avuto un'interazione con i patron, concessa, assolutamente libera, e che secondo me è un esempio perfetto di quello che può succedere in maniera genuina all'interno di questi permessi speciali, e ho letto un commento. È scappato un commento, non è uno spoiler, è stato estremamente elegante, infatti non è stato censurato. Però è un'interazione new game che secondo me è grazioso aver scoperto. Mi è stato spiegato da un ragazzo all'interno di uno dei video, in anteprima, scusate, Tenebre,
che abbiamo testato in passato, ma che non ci ha dato soddisfazione perché non capivamo come funzionava. Colpa mia che non ho intuito come fosse anche questa un'abilità di Sekiro. Praticamente lo si casta e il nemico ti disaggra. Ti deve aver già aggrato, lo casti e perde l'aggro. Lo fa anche da vicino. Questo ci permetterà quindi magari di fare qualche backstab. Potremmo provarlo con un'arma come questa. Tutt'al più che io ho scelto di avere lama rocciosa, ma ricordiamoci che su tutti gli armamenti da mischia puoi mettere anche delle belle zozzerie, ragazzi, e tra cui Rapace delle Nebbie e Passo del Limiere. Passo del Limiere, ragazzi, per non parlare di Artiglio Artoriassino. E schianto a terra, lo cito perché è la weapon art che vi ho detto avrei voluto mostrarvi in diretta. Ho trovato, sempre in quel luogo, Schianto Aureo. Abilità usata dagli avatar che proteggono gli alberi madre minori. L'impatto produce onde d'urto auree che si propagano in ogni direzione. Quindi se noi volessimo, potremmo avere Scaling Sacro e... che dire, ragazzi? Vedete che tutto torna? Quindi abbiamo avuto questa interazione con Tenebre. L'ultima, quella che mi è stata data proprio a livello di scrittura nella chat Telegram specifica e così via, sarà il finale di questa introduzione. È incredibile. È incredibile. Colpa mia, non pensavo che sarebbe successa questa cosa, ma è anche un pregio di Elden Ring, assolutamente. Decideremo qui come lavorare con lo scaling una volta potenziato il tutto, ma altro dettaglio. Me lo leggo negli appunti. Ho segnato tutto. Oh, sì. Beh, prima di speculare su un certo dettaglio, volevo dirvi che... come fai, Mike, a potenziare lo spadone? Tutta la tua sofferenza, tutto quel tuo bloccarti per un cambio di build, non era riferito proprio alla mancanza di materiale? Sì, noi abbiamo potenziato tantissimo, e tantissime cose. Talismano, scudo, coltelli, katane, randelli, archi, tutto. Ma è successa una cosa meravigliosa. Ho sperimentato. Ragazzi, vi ricordate quando ho aperto la wiki per Adula? Non è successo. Ho deciso di fare un'esperienza, onestamente, a livello di gaming Souls mistica. Ho deciso di scommettere, di esplorare. Non è stato facile perché non ho ottenuto buoni risultati. Non so se ce ne sono dei migliori, non so qual è la situazione, ho quasi finito le zampe argente. Ma... ecco, non si urla al miracolo. Vedrete ben poca differenza rispetto allo scorso episodio. Ma ho 12 pietre da forgiatura 3 e un paio più 4. Oltre a un paio più 2. Volete sapere perché? Perché se vi ricordate avevamo droppato proprio quello che ci serviva, una pietra da forgiatura 3 all'altopiano di Altus. E io ho pensato, devo farmarne almeno il minimo necessario per poter potenziare un'arma normale. Anche perché, piccolo spoiler, in realtà secondo me è perfetto per il nostro futuro, le build passate non sono capitoli chiusi, ragazzi, è di un'altra run, è un altro PG, non importa. No! Diventeranno strumenti! È questo che voglio sia la parte finale di Elden Ring. Cazzo! Tutto quello che abbiamo fatto prima saranno strumenti per noi! Vogliamo rimetterci i coltelli? Why not? Vogliamo potenziare la culo dello scorpione? Cazzo, sì, marciascienza! Quanto picchia? Quanto entra? È davvero così più efficace sanguinamento per freddo? Sì, sicuramente lo è, visto che il freddo abbassa anche le difese. Però è per quello che l'ho messo sullo spadone. Voglio far male. Per questo voglio soffiare davanti a un boss e poi pestarlo con 98 di no, 96, perché poi gli entra e gli faccio più male con la roccia in faccia. Ecco. Saranno strumenti che possiamo cambiare. Ah, questo boss è troppo veloce. Ok. Pronti? Katane, no? Ecco. Ok, fatto questo, ho detto dove posso trovare cavalieri che mi possono droppare pietre di forgiatura 3. Io ho pensato ai cavalieri elite che abbiamo trovato più avanti possibile a livello di difficoltà. E ho provato a farmare a Kylid e all'alto piano di Altus, mischiandolo con... il mio primo test è stato i soldati di Rei Lucaria. Rei Lucaria mi hanno droppato pezzi di forgiatura 2. Due, pochi tra l'altro. Mi sono spostato all'alto piano di Altus, non droppavano niente. Ho fatto, cazzo, sono troppo pochi. Qui ci metto ore
e magari il drop rate è il 5%. Niente. Niente. Ok. Kylid era la parte più endgame che conosco, escludendo Altus. Dov'è una buona zona dove ce ne sono tanti? Ovviamente con la Grazia vicino, il ponte in sorpass insuperabile, insomma, quello in cui abbiamo preso cazzi. Scusate. Cosa posso fare? Evoco la Tenna, morso, Gravitas. Ne droppo una, due. A un certo punto succede una cosa. E qui ho avuto una delle emozioni più belle della mia carriera da videogiocatore, specialmente nei Souls. Un soldato me ne droppa una 4. Una 4. E ho capito come funziona. Questi nemici, probabilmente, anche in futuro, hanno una pool di 3 pietre. Significa che se troviamo un nemico alla capitale che ci droppa una 6, potrebbe droppare 5, 6 e 7. Quindi quei cavalieri potevano droppare 2, 3 e 4. Perché me ne ho droppate anche 2, altrimenti avrei detto 3, 4 e 5, no? E invece no. Non è stato veloce o particolarmente efficace. È stato divertentissimo, perché mi mancava un po' il feeling arcade. E ne ho ottenute un paio, non mi ricordo, ne avevo una. Me ne mancavano poche per poter raggiungere il 12, perché è 2 più 4 più 6, no? Se sto sbagliando i calcoli, è la fine! Però è 2 più 4 più 6. E questo è il potenziamento. Ora, una cosa su cui ho dedicato tanto tempo, una mezz'ora, è stato il test spasmodico di cosa poter portare. Ah, tra l'altro, cambia lo scaling, incantesimo, il potere degli incantesimi si vede che cambia in base alla tua statistica. Io ho cercato di capire come lavorare con il peso trasportabile. Da morire. Perché il carico medio non ce la facevo, ragazzi. E non potevo permettermi il pesante con uno scudo come questo. Impossibile. Ho tolto, messo, provato, tolto, messo, riprovato. Ho fatto di tutto per non togliere questo. Prima avevo messo lo scudo, volevo provarlo, volevo farvi sapere. Ah, chissà quanto lo potete, facciamo dei test in diretta, no? Come provare a fare l'attacco finale delle dual con... Non mi abituerò mai a quella giusta. Mai. Potenza al colpo finale di attacchi concatenati. Devo vedere quanto danno si può fare magari con un drago che non muore subito, no? All'interno dell'altopia del dracotumulo di Greyhall, bla bla bla. Ci ho messo un botto e nel farlo stavo per pensare, ma la runa di Radahn cosa fa? Aumentava anche il carico trasportabile? No, mi sembra solo il vigore. Fammi vedere. E questa è una cosa che devo dirvi. Non ricordo cosa ho detto, ma la prima volta che l'ho letta, non me lo ricordo, ma mi ricordo che negli ultimi video ho parlato di Radahn come figlio di Marika. Perché sono stato inculcato in maniera aggressiva che solo i figli di Marika sono semidei. Ho sbagliato. Non so quando ho sbagliato, non so quanto, per quanto tempo, ma... Radahn era uno dei figli di Rennala e Radagon, che divennero semidei e figliastri dopo l'unione di quest'ultimo con la regina Marika. Io non ricordo le speculazioni che ho fatto leggendo questa runa, e quindi, a costo di fare una gaffe e ripetermi, questo fa parte di quello che può essere sia un grandissimo, specialissimo annuncio che sto per fare, sia il fatto che nasca anche, non solo, avevo in mente di farlo... Non pensavo al 100° episodio, 100 e tanto, pensavo al 50°, ma poi ho capito che la situazione era abbastanza incredibile. Ecco, no, ho detto... Però mi devo ripetere. Figlio di Rennala e Radagon, che divennero semidei e figliastri. Uno dei figli. Uno dei. Ora. Malenia. Oh, i suoi bei capelli rossi. Può essere. Malenia potrebbe essere invece figlia di Radagon e Marika? No? Troppo giovane? Troppo distante i due matrimoni? Il fatto però non è questo il discorso che volevo farvi. Il discorso che volevo farvi è che questi sono diventati semidei dopo.
Quindi hanno assunto il ruolo di semidio non per sangue. Non per sangue. Salvo che Rennala fosse considerata una dea. Ma non era considerata una dea. Non era considerata una dea. E noi abbiamo questi sigilli. È per questo che ve l'ho fatto vedere prima. Simboleggiano il dovere eterno dei prescelti dagli dei. Ricordiamo, l'ho fatto già notare più volte, stiamo parlando di sigilli su occhi sanguigni che arrivano a distruggere il bulbo. Sono marchi, ok? Sono sigilli piaga, cicatrice e piaga. È oscuro tutto questo. La maledizione di Marika. Radagon aveva un sigillo piaga. Il peso di un compito gravoso logora colui a cui è stato assegnato come una maledizione da cui non vi è salvezza. Da cui non vi è salvezza. Radagon ha potuto applicare questi marchi dopo essersi accasato con Marika. A me quello che mi puzza da morire è... il discorso di avere sigilli divini di Radagon e Marika quando i figliastri sono diventati semidei, cioè divennero figliastri dopo l'unione di quest'ultimo. È come se stavo pensando a come è stata esclusa Rennala. Figliastri di Marika, ma figli di Radagon. Radagon è divenuto dio, quindi Elden Lord. L'Elden Lord è un dio. Esiste il sigillo di Godfrey. E soprattutto i nomi. Quanto sono legate le dinastie? Perché Malenia, Millicent, sono molto lontani da... no, Marika, Malenia, Millicent. Radagon, Radan. Ma allora perché Godfrey, Godric? Così vicino Godric a Godfrey? No, non lo è. Chiesa del pellegrinaggio con Radagon. Chiese di Marika che si spostano dalla capitale a sud dell'interregno. Una sorta di conquista politico-religiosa sulla regina che donava il titolo e il ruolo di semidei ai suoi figli e ai figli di colui che diventava suo re consorte. Cambia tutto. Smetterò di speculare per ora. Ma adoro poter parlare di queste cose ed esserne così dannatamente interessato. Io non vedo l'ora. Non vedo l'ora perché c'è un segreto di Radagon. Vi ricordate? Lo scheletro nel suo armadio. Lo scheletro nell'armadio di Radagon. E non è il figlio Radan. È un simbolo? Un suo sigillo su di sé? Sul suo corpo? No, Marika lo avrebbe scoperto. Non si trova quel segreto sulle statue di Radagon a Reia Lucaria e la chiesa, vero? Non vedo l'ora di scoprirlo. Allora, la osserveremo con cura, ma... ecco, ho scoperto questo e infine abbiamo finito. Abbiamo finito, abbiamo finito. Dobbiamo leggere il globo cinereo che abbiamo ottenuto da... il nostro cacciatore bastardo.
E mancano solo due cose. Sì. Mancano solo due cose. L'annuncio. Tre cose. L'annuncio. L'episodio 100, ragazzi, avrà una sorpresa duplice. Sto lavorando adesso nel tempo reale, quindi più di un mese di lavoro che costerà impegno, fatica, denaro. Voglio davvero fare un'animazione speciale. Voglio che l'episodio 100 significhi per voi essere tornati all'anima della scoperta 1, chi c'era, aver scoperto com'era l'anima della scoperta 1, chi c'è adesso, o chi appunto mi ha conosciuto da poco, ma allo stesso tempo mostrarvi dove si è arrivati. E in quell'episodio, rullo di tamburi, lo farò. Rileggeremo tutto quello che mai abbiamo trovato in Elden Ring. Tutto quanto. Ogni oggetto, rimembranza, crafting di rimembranza, chiave, weapon art, spirito, equipaggiamento, tutto. Rileggiamo tutto. Sarà il giro di boa finale della serie. Prima di dirvi l'ultima cosa, quando ho voluto controllare la mia miscela di balsamo portentoso senza aver ancora letto i drop trovati nell'ultimo albero madre minore, mi è caduto l'occhio su qualcosa che evidentemente mi ero perso. Si nota tantissimo. È successo durante l'accelerazione. La lacrima di cristallo purificante. Non l'ho letta. Ma ho ricordato, visto anche il colore, che me l'ha droppata Eleonora. Purifica la maledizione del Signore del Sangue. Non dice niente. L'infuso ottenuto purifica dalla maledizione di Bog, l'orrido Signore del Sangue. È uno status unico? A meno che non mi tolga il rosso dagli occhi! Non lo voglio fare. Noi abbiamo trovato questa, vero? No. Ah, Liqui Cremisi. Accresce per un periodo i PV massimi. Intelligenza. Che figa. E infatti avevo sostituito la mia seconda lacrima con la bolla opalescente, che secondo me è perfetta per quello che abbiamo qui adesso. Ecco, questo è quanto. Spero che vi sia piaciuto. Mi rendo conto che è strano avere un episodio come questo, ma è importante. Cioè, se non lo si faceva adesso, quando lo si faceva, no? Ho voluto trovare una soluzione, ho voluto crescere con voi e con lei. A questo. Ah, che figata. A questo vorrei infine portare l'attenzione all'interazione con un patron. Sappiate che io, ve l'ho detto, tengo tutto al minimo. Non è che chi ha supporto, chi fa supporto diretto si prende delle anteprime e quindi può interagire con me dicendomi cose. No. No. In questo caso è quello che tanti probabilmente mi avrete scritto in quel video. Io ancora non vi ho letto, mancano settimane, probabilmente. Perché è importante non avere quel tipo di interazione, no? E non posso pubblicare 7 ore di video al giorno, sarebbe distruttivo per l'esperienza. Oltre che tecnicamente non potrei neanche farlo per dove vivo, ma va. E ragazzi, ragazzi, la quest di Ranni, Dio santo, la quest di Ranni ci aveva distratto. Non abbiamo esplorato Nokron. Non sono più tornato a Nokron e me l'ero segnato col teschio.
credo che il teschio fosse questo, forse no. Ma ragazzi, non abbiamo esplorato qua, siamo tornati indietro. Ci siamo fermati. Ci siamo fermati. È la prima volta che mi succede. Oh, una cosa che ho fatto nell'accelerazione. Questo è un commento che ho letto in uno dei primissimi episodi della serie. L'ho letto, non volevo assolutamente togliere l'influenza del fatto che a causa del CNT non attivai mai questa. Grazie accanto a Yura, alle rovine marittime. L'ho presa, ragazzi, l'ho presa, fatto. Per il resto, ve lo dico sempre, quando c'è un'interazione, quando qualcosa da fuori mi arriva all'orecchio, voi lo sapete, la blind run deve essere vera, completa. E ora il piano è questo: esploriamo Nokron, e non in questo episodio. Adesso sì, andiamo un po' avanti, cazzarola. Esploriamo Nokron, completiamo l'altopiano di Altus. E prima di esplorare il Monte Gelmir, uccidiamo. Lo facciamo. Istvan. Che abbiamo sentito in qualche weapon art? Mi sa di sì. Vedete un bel glossario? Comunque. Ragazzi, io lo sto per fare. Ah, it goes... without saying, si dice. Ma ovviamente le mie rune in più sono per il farming fatto per poter potenziare. Ragazzi, lo sto per fare in diretta. Non mi sono dimenticato nulla, vero? Ci rimarrei malissimo. Ok. No. Vado. 1, 2, 3, 4, 5. Record. Boom. Sì. Si fa sul serio. Più 17. È successo, ragazzi. È successo. Forza B. Allora, ora io ho status 582. 582 con split damage. Se invece lo metto fisico, a standard... Ah, perdo proprio qualità. Scusate, CC 463. Ignorando la destrezza. Che male il cuore, mamma mia, sta cosa. Capite quanto sei beneficenti adesso in certe cose? 471 standard. Quindi, mamma mia. Assurdo. Guardate che numeri pazzeschi. Pesante, eh? Ah, con il sangue non c'è split damage. Con veleno nemmeno. Con veleno non c'è split damage. Sanguinamento. 4-3-6 senza split damage. Senza split. No, io voglio split damage. Abbiamo creature che sono troppo resistenti al fisico per ora. Però... non c'è un bel dummy, eh? Vedremo. Non voglio cambiare build per ora. Ok. E... un'altra cosa. No, no, ragazzi, commitment. Commitment assoluto. Voglio fare una cosa.
Non sarà eccitante da vedere combattere, ma Dio santo, se mi piace essere originale in questo. C'è tantissimo da poter provare, c'è tantissimo da voler esplorare, io vi garantisco che lo faremo, c'è troppa ciccia, c'è troppa figaggine ovunque. Adoro l'idea del fantoccio vasaio, lo adoro, ok? Così come la freccia dormiente in realtà sta benissimo più zero come strategia, ma io voglio Ferolina, la curatrice. Impiega magie curative e vasi d'acqua santa. Magie curative. Lei in teoria è perfetta per i non morti, perché distruggerà gli spiriti non morti, ma allo stesso tempo l'idea di un fantoccio maiden mi emoziona a livello di roleplay da morire. E quindi, fellow Tarnished, la nostra seconda più 10 sarà lei. Stiamo giocando con spiriti che avete intuito non influenzano troppo le battaglie. E lei ha dei nemici. Sono comunque quel tipo di giocatore. Avremo mille occasioni per provare questo ben di Dio, ragazzi. Oh, se lo avremo. Se lo avremo, ragazzi. Sì che lo avremo. E sono alcuni di un'originalità fuori di testa. Ma... dal soffio gelido, no? Avevo letto questo. Ammantata di morte, status morte. Beh. 1, 2, 3, no? La profumiera, che figata sarebbe averla. Ma è troppo affascinante. Questa ce lo siamo guadagnato con Selovis. E quindi 1. Benvenuti all'episodio 90. Back already, no matter. Dovrò vendere tutti gli equipaggiamenti duplicati che ho droppato. Oh, il globo cinereo! Che lavoro. Questo episodio, mamma mia, ragazzi. Spero che... io chissà come sarà il feedback. Non lo so. Ambulante di piedi. Ah, sì, perché dava... quelle della gravità, vero? Ah, queste, sì, esatto. Beh. Mamma mia. Vabbè, da una parte meglio, vuol dire che, insomma. Stiamo per fare. Si comincia con la nuova mira. E... 582. 617. Qui è dove abbiamo combattuto il cavaliere del crogiolo.
Confermiamolo, non ci siamo stati. Ah, dobbiamo vedere se ira dorata fa danno. O se semplicemente butta molto lontano. Ah, non con lui però. Ok. È il momento. Bell'aiuto, eh? Fa danno! Quindi ho la mia culata, volevo, se voglio. Anche se in realtà questo lo fa allo stesso modo. Molto bene. Arma più 17. Non pensavo onestamente, boh, che sarebbe arrivato questo momento. Non così. Ah, non dovevo curarmi. Che scemo. Ok, quindi... wow. Non ha droppato nulla, vero? Ero troppo interessato alla build e ho... devo controllare il montaggio perché non voglio fare un'altra gaffe di nuovo. Ho così tanto a cui pensare in questo momento. Accidenti, sto pensando a mille cose, ma ormai è fatta, stiamo veramente esplorando. Mog. Qual è la tua dinastia, Mog? Tu sei con qualcuno? Nomi che cominciano con la M sono soltanto... con la M. Malenia, Millicent, Margit, Morgoth, Mog. Devo dare attenzione alle radici dei nomi? Penso di sì. Millicent, Mog, Malenia, Mog. Signore del sangue. La marcescenza scarlatta, scarlatta come il sangue. Malenia è legata a Mog? Di sicuro non mi sembra un'incantatrice. Ma che era danno. Lui ha studiato, però. Sacro ordine qui, eh? Ah, 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 ah. Riduce l'accumulo del morbo mortale. Il nome, il nobile maschera d'oro? Si dispiacque di ciò che i cacciatori erano divenuti. Quanto è facile per la conoscenza e l'erudizione divenire deliri dei fanatici. Nella loro follia, tutto ciò che i buoni e i grandi desideravano era un male assoluto da contrastare. Esiste una tale nozione nei fondamentalismi dell'ordine? Fede 11, intelligenza 11. Legno, vero, normale. O è argentato anch'esso.
Finalmente una cascata che nasconde qualcosa. Regen, Mike, usalo. Finché non ne trovo di tre, non mi sento un pirla. Ma ne basta la pena comunque, abbiamo esplorato meccaniche. La luna nera? La luna meteorica? Quello è l'effetto del dio esterno, vero? È una mappa così grande che se... E se vieni qua prima che muoia? No, non me lo aspettavo mai. E se uccidi lui mentre die? Quante opzioni puoi fare con questi personaggi? Dariwil! Io sono pronto a resettare l'aria immediatamente, ma forse c'è una grazia vicino. Dariwil! No, Dariwil. Cavaliere Limiere, che cosa ha a che fare con... No, niente. Cosa? Ragazzi. Testimone della morte. Quel gargoyle. Sappiamo che combatte. Anche se ha un'arma diversa, una lancia. No, è una spada, ok. Beh, sono molto contento di aver studiato, caro mio compagno di viaggio.
bravo. No! Fermi. Fermi. Stavo giocando. Basta. Ecco perché c'è un'evocazione. Questo è un moveset nuovo, tra l'altro. Lascia perdere, Dio. Non la perderemo questa, ma è stata una sorpresa. Cretino, non l'ho riconosciuta. No! Sono stato molto sciocco perché ho voluto provare ad attaccarlo. Morto. Mi ha salvato Terolina. Sciocco. Brutto fight. Non posso utilizzare lo scudo per tutto qua. Contro le boss fight saranno dei problemi queste. Ok. Guarda che armi incredibili. Anche tirare fuori l'arma fa male, ok. Bellissimo come cambiano le armi però, eh. Proprio figo. Beh, siete cresciuti da quella... Ok, buono lo scudo qua. Niente riposte, eh. Anche se faccio il tecnico. No! Bravo. Ah, si cura anche lei da sola. Cura un po'. No. Non si cura? Questo scontro è bello difficile da bilanciare. Sarei curioso di provarlo in solo. A queste armi pesanti, eh.
L'ho stressato? Ok, scusa. Niente scena figa. Lama gemella e spadone. Era un gargoyle. Spadone di bronzo appartenuto a un audace gargoyle. Audace. Come la creatura che lo brandiva, le parti mancanti sono state riparate con adipocera. Un mosaico di campioni. Quindi, squarcio dell'oblio è una normale weapon art? Ok. Solleva l'armamento per ammantarlo di un vuoto dilaniante e scagliano in avanti come un affilato proiettile. Ma questo scontro è molto difficile da soli. Loro sono veramente cattivi insieme. Però appare a tempo o a danni. Quindi è da valutare. Figo. Allora. Forse i gargoyle non si possono stordire? O forse devo essere più... sabbia. Quindi avevo... quindi è un'area piccola. Ma abbiamo trovato il gemello di D. Che è scomparso. Appena ha ottenuto l'armatura. E i ricordi, forse del fratello morto. Ovviamente un'arma pesante e lenta come questa non è nel mio stile. Dovrò abituarmici un po'. Io sono il tizio dei due coltelli, ma... ce la faremo. E il gran randello in realtà è molto più veloce di quello che sembra. Sta... perché c'è una direzione qua sotto? C'è una direzione qui. Come mai? Ah, no, infatti. Era il vortice per trovarla, peccato. Oh, ma questo è... minchia. Stavo dicendo, questo è un sarcofago simile... a... quello che ti porta ad Astel. Quindi qualcuno qua si è buttato dalla cascata. No. Cosa può essere utile? A cosa può essere utile? Vediamo un secondo. Bacino della grande cascata.
Journey to the capital, a two finger you maybe. Tu ancora non sai che sto uccidendo. Che potrei stare per uccidere senza luce. Secondo me succede un casino. È pericoloso perché lui è la bestia che tutto ascolta, il mostro. I asked you not to be thankful. In teoria, questo gemello è un senza luce. Povera Rogia. Stava riuscendo. Cioè, lui è riuscito a trovare la soluzione all'enigma. Greetings, are you here for... Quindi siamo a questo punto. Tra l'altro questa porta dovrebbe potersi aprire tipo shortcut, no? Dall'arena di Alberic. Ha aiutato però. Sì. Oh sì, ci entreremo ragazzi. Ovviamente ci entreremo. Wow. Ce l'abbiamo fatta.